Un fiore tra i fiori, Renata Briano. Sei sempre esagerato. Allora, siamo qui per augurarvi, prima di tutto, buona Pasqua, buone feste. Speriamo che passiate bene queste giornate. Qui il tempo non promette molto bene, però faremo appunto qualche giorno qui a Lucinasco in mezzo ai fiori. Questo è un melocotogno. Ed ecco un altro fiore in mezzo agli ulivi, i suoi amati ulivi, che ha imparato a puttare adesso anche. Sto cominciando, diciamo che tra Adriano e i corsi sto cercando di capire un po' come va trattato questa pianta così importante, bella, significativa perché è simbolo della pace, poi così robusta, ha un legno meraviglioso, poi ci regala questi ulivi da cui traiamo questo olio spettacolare. Con tutte queste cose qua anche io vi voglio fare gli auguri di una buona Pasqua e poi ci saranno anche altre novità. I programmi, i nostri programmi. Beh, adesso saremo, finite le feste di Pasqua, impegnati. Intanto in alcune presentazioni del libro, parecchie presentazioni già programmate. Per ora tutte in Liguria, a parte il Salone del Libro di Torino, che sarò lì il 9 di maggio. Poi ho in programma un po' di video ricette da realizzare, lo studio delle erbe selvatiche nelle ricette e poi un po' di progetti con la Fondazione Una, sarò al Parco della Asinara, dovrò andare a Barcellona, al Parco di San Rossore, insomma un po' di cose che ci porteranno anche nel territorio. Poi con Luciano a giugno andremo in Alto Adige. Allora, tema presentazioni, tanti ci hanno chiesto, ma venite qua, venite là. Allora, noi certo veniamo, ma se ci invitano, cioè, se no, no. Quindi, se ci sono associazioni, comuni, pro loco, che hanno piacere di avere la nostra presenza, detto per tempo, noi possiamo venire. E o ci mettete voi un intervistatore per Renata, o se no lo faccio io, allora sarà un po' più comica la cosa, e siamo disponibili a venire. E il libro, vi ricordiamo che in questo istante è un attimo in attesa di nuovo, perché è finita la terza ristampa, stiamo facendo la quarta, ma a giorni sarà di nuovo disponibile e vi assicuro, veramente è piaciuto tanto tanto e grazie. Sì, grazie a tutti davvero. Grazie. Parlavamo di progetti. Io continuerò nella ricerca delle ricette liguri. Quelle più tradizionali, per cui è conosciuta la Liguria, sono due, il pesto e la focaccia, ma la Liguria è molto di più. Avrete visto il video delle sciumette o di altre ricette molto, molto particolari, dimenticate, e sono quelle che mi piace, girando per il territorio, parlando con le persone, andare a riscoprire. Poi, come vi dicevo, sto studiando l'utilizzo delle erbe selvatiche in cucina, quindi ogni tanto arriverà anche qualche video di erbe selvatiche e poi mi piacerebbe approfondire anche un po' la pasticceria. Quindi tutto questo insieme sarà il lavoro dei miei prossimi mesi. Invece io cercherò di dedicarmi di più a questo sito. Quindi lì c'è una sorpresa, no? Sì, dove sto inquadrando adesso. Sì, lì vorremmo fare un orto. Sì. Però vorremmo fare realizzare anche altre zone, come dire, produzione. Di produzione, anche da presentare alle persone che ci verranno a trovare. Per esempio, ci stiamo valutando anche la produzione di funghi, oppure di una serra per fare delle coltivazioni particolari. Quindi, il miele anche. Il miele. Quindi quest'area qua la stiamo cercando di valorizzare per fare tutte queste cose qua. Avete visto già che c'è il geotritone di Sognati, quindi una presenza quasi magica, no? Perché veramente rapidi. Se avrete piacere di venirci a trovare a Lucinasco, ci saranno tante sorprese anche per voi. E ancora buona Pasqua a tutti. Buona e Pasqua. Grazie di esserci. Buona Pasqua a tutti, grazie siete di esserci, grazie dell'affetto che avete dimostrato sia ai siti che anche al libro. E quindi cosa vi possiamo grazie, dire? Grazie. Grazie.